combattere la disoccupazione con la formazione. La proposta è quella di diventare tecnico per la progettazione, produzione e restauro di prodotti in ceramica e in porcellana. L'Abruzzo in questo ambito vanta una grande tradizione. Il percorso formativo è riservato a giovani e adulti, occupati e disoccupati, residenti o domiciliati in Abruzzo in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Qual è il ruolo dell'Istituto d'Arte di Castelli in questo importante progetto? I progetti IFTS prevedono la presenza di 4 soggetti partner, diciamo così, obbligatori. Una scuola che ha gli studenti e gli ex studenti e li conosce, e questa è la caratteristica più importante, conosce le aspettative e le attitudini dei suoi ex studenti. Poi l'università, che dà il contributo, diciamo così, culturale, riconosciuto anche attraverso un meccanismo di riconoscimento appunto dei crediti. E le aziende, che sono i luoghi nei quali i ragazzi poi realizzano lo stage, la parte di training on the job, ma non solo questo, sono anche i soggetti che possono attraverso queste iniziative venire a conoscere quali sono i ragazzi e le attitudini di possibili soggetti interessati per eventuali assunzioni. E poi la società di formazione, l'ente di formazione che consente la tenuta di tutto quanto riguarda il rapporto con la regione e con il soggetto finanziatore. La durata del progetto è di 12 mesi, la formazione si attesta sulle 560 ore, di cui 293 in aula e 267 di laboratorio. Per lo stage aziendale sono previste 240 ore, per le azioni di supporto 60 ore, di cui 5 di orientamento al percorso di studio, 20 di bilancio delle competenze e 35 di assistenza all'inserimento lavorativo. Le sedi della formazione saranno quelli della Consofom in via Molinari a Teramo e il liceo artistico statale di Castelli. Gli FTS esistono da diversi anni, sono stati un esperimento del Ministero della Pubblica Istruzione che cercava in questo modo di finalizzare anche, non solo inizialmente per le scuole tecniche, l'ingresso al lavoro di suoi studenti, cosa che era già stata messa, diciamo, a prova dall'integrazione scuola da lavoro, dall'alternanza scuola lavoro, tutte attività gestite prima dal pacchetto TREU e poi attraverso la legge Biagi, che fanno parte della consuetudine nella gestione di una scuola. Sugli FTS si interviene su studenti ormai diplomati che vivono il momento più delicato in assoluto della loro vita, perché è quello nel quale si lascia la scuola e si va in un ambiente, diciamo così, libero, nel quale bisogna presentarsi per quello che si è e per quello che si sa. Per cui avere questo, diciamo, questo assistente, gli FTS può essere considerato un soggetto che assiste il ragazzo e lo aiuta a trovare il lavoro giusto. Però devo anche dire la verità, e qui spendere una parola in particolare sul ruolo che l'Istituto d'Arte, attualmente Liceo Artistico di Castelli, ha in questo IFTS. Questo percorso è per formare dei tecnici per la progettazione, la produzione e il restauro di prodotti in ceramica e in porcellana. Naturalmente questa cosa è stata pensata insieme fin dall'inizio, perché le cose che funzionano sono quelle che nascono da esigenze comuni nelle quali ogni soggetto partner si ritrova e per il quale è disposto a lavorare. Ed è chiaro che già dal titolo si capisce quanto sia importante per la scuola accompagnare la riforma che c'è stata degli istituti d'arte attraverso l'aggancio ad un attuale liceo di un percorso di questo tipo, che assume il carattere della specializzazione e della flessione di un percorso che nella licealizzazione sicuramente ha avuto dei grossi vantaggi culturali, perché è innegabile anche la presenza di discipline che prima non erano previste, però ha avuto l'impoverimento di attività di laboratorio, di ore di laboratorio, per cui c'è una base più solida di prima, però mancando
niente di quell'aspetto delle abilità che invece con un IFTS, che io mi auguro quasi istituzionalizzato per scuole di nicchia come quelle di Castelli, e scuole votate alla specializzazione sicuramente, non alla, attraverso questa attività possa flettere le abilità acquisite in maniera più puntuale, precisa, innovativa e utile per i ragazzi. Il numero di partecipanti ammessi sarà di 20, di cui almeno 10 donne. Per la modalità di selezione saranno valutati i titoli di studio, la prova pratica diretta ad accertare le competenze di base in lingua inglese e informatica e un colloquio motivazionale. La partecipazione alle attività del progetto è del tutto gratuita. Al termine del percorso formativo, gli allievi che avranno superato positivamente la verifica finale articolata nell'ambito di 2 giornate conseguiranno il certificato di specializzazione tecnica superiore di tecnico per la progettazione, produzione e restauro di prodotti in ceramica e in porcellana che verrà rilasciato dalla Regione Abruzzo. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a mano presso la sede della Consof in via Molinari a Teramo o presso la sede del Liceo Artistico Statale Grue di Castelli.